Buongiorno signori, come state? Tutto bene? Allora, intanto giornata di Serie A quasi conclusa, guardiamo un attimo la classifica e lì in alto, dove siamo anche noi, per fortuna, c'è una bagarre che si è conclusa con una sconfitta dell'Inter ieri sera. Non c'è più nessuna squadra imbattuta in Serie A perché Inter e Lecce erano le uniche due squadre e Juventus e Sassuolo sono andate a strappare la vittoria all'Inter. Io mi sento di fare i complimenti a Dionisi perché veramente Dionisi nel giro di 3 giorni va a battere Juventus e Inter con un Sassuolo che è una squadra normale, una squadra che va a oscillare tra la salvezza, la lotta a salvezza e la metà classifica in Serie A. Una squadra non composta da campioni, anzi tutti gli anni continuano a cedere. Quest'anno il Sassuolo ha ceduto davvero un sacco di calciatori. Andate a vedere il monte cessioni del Sassuolo, mi sembrava quasi intorno ai 100 milioni di euro. Eppure, nonostante questo, si presentano a fare 4 gol alla Juve, 2 gol all'Inter. Tra l'altro leggevo che Dionisi, mi pare 5 volte che è stato a San Siro, almeno 2 gol, li ha segnati sempre, minimo 2 gol, a salire. Quindi un allenatore di una medio-piccola che riesce sempre a fare la differenza contro le grandi, cioè chapeau. Chapeau veramente perché al terzo anno di Serie A mi sembra doveroso sottolineare i meriti di questo allenatore qua, perché cioè, davvero mi sorprende. L'altro giorno ne parlavo con Davom a Reggio Emilia, gli ho detto, io non ho ancora capito se Dionisi è molto molto bravo o è un fuoco di paglia, però come fai? Come fai a negare il fatto che sta facendo molto bene? È un allenatore emergente di cui forse si parla ancora poco. Però ha sicuramente delle capacità. E voglio tornare un attimo su Berardi, perché in queste giornate, anzi in queste ore, sta tornando un po' fuori il discorso di quest'estate. Berardi era da prendere, Berardi non era da prendere. Io rimango della mia idea. Berardi è un giocatore molto molto forte. Io vi ho sempre detto che Berardi è un mio pupillo al fantacalcio. Anche quest'anno ce l'ho al fantacalcio. L'altro giorno ho incontrato Berardi e gli ho detto, Mimmo, ti ho titolare al fantacalcio ma sono juventino, come la devo vivere? Si è messo a ridere. E si vede che ha apprezzato la battuta. È il momento, ha appena vinto 4-2 contro la Juventus, ci mancherebbe altro. Però a quelle condizioni non l'avrei preso. E anzi, dicevo, secondo me la Juventus è stata molto brava a dire: io Berardi lo prenderei, però quello che offro è questo qua. Se Sassuolo ti va bene, bene, se non ti va bene, amen. E sposo perfettamente questa filosofia. È un giocatore che è individuato, che può servirti benissimo, però devi pagarlo quello che hai in testa a te. Berardi è un giocatore forte, non è un giocatore fortissimo, un giocatore che ad alti livelli in Europa ha faticato, l'abbiamo visto all'Europeo, perché? Perché non ci ha mai giocato, però Juventus che quest'anno non giocava le coppe, uno come Berardi poteva assolutamente tornare comodo dal punto di vista tecnico, poi però bisogna valutare l'investimento dal punto di vista economico, perché la Juventus in questo momento è in una fase difficile da quel punto di vista lì. E quindi io mi trovo perfettamente con la filosofia della Juventus. Quel giocatore mi interessa, voglio quel giocatore lì, però non è che vado a svenarmi o vado a regalare Ealing o Sulè più 20-30 milioni per un giocatore del genere. No. Tra l'altro si dice che Juventus e Sassuolo faranno un nuovo tentativo a gennaio per Berardi. Il discorso è sempre quello: a me Berardi piace, poi fantacalcisticamente spero che rimanga a Sassuolo, se proprio devo essere sincero. E mi piacerebbe avere un prospetto, più che prospetto, un talento, un giocatore così tecnico e così fantasioso, l'abbiamo visto anche ieri come Berardi, però bisogna vedere a quanto. Berardi è un classe 94, stiamo parlando di gennaio 2024, significa che è l'anno in cui ne compie 30, bisogna che anche il Sassuolo si metta nella testa che sì, il giocatore forte, il giocatore importantissimo per una squadra di provincia, però se il ragazzo dopo 1.000 anni vuole andare in una big, non è che può continuare a fare il broncio e chiedere 35-40 milioni. Deve accettare il fatto che c'è un mercato e questo mercato si basa anche sull'età e sulla volontà del giocatore. Anche la Lazio, anche Lotito aveva provato a prenderlo e alla fine Juventus e Lazio hanno mollato per la stessa motivazione. Le richieste del Sassuolo erano semplicemente troppo alte, quasi alla pari di uno come Frattesi che non va a compiere 30 anni, assolutamente. E voglio assolutamente anche parlare, poi andiamo sull'argomento del video principale. Sempre di Berardi, ma di quanto è successo a Reggio Emilia, perché io sul canale non ne ho parlato. Mi avete mai sentito parlare del rosso Berardi? No, perché è un errore arbitrale, è una roba che ci sta, la considero un errore brutto, perché in epoca VAR è un errore brutto. Io dallo stadio sinceramente non ho nemmeno avuto la sensazione di un fallo così grave, quando ho rivisto le immagini mi sono detto, ma ragazzi, ma come si fa a non riguardare una roba del genere? Dal campo ci sono state delle
tiepide, timide proteste, nulla di più, e anche lì ti fa capire quanto la Juventus non fosse completamente focalizzata su quel Sassuolo-Juventus che diventa importante. Guardate la classifica, 2 punti col Bologna, che per me è un punto guadagnato, ma soprattutto Sassuolo-Juve, dove abbiamo regalato tanto al Sassuolo, tutti, perché si vince da squadra, si perde da squadra. Però non ne ho parlato perché, ribadisco, è l'ennesimo errore arbitrale, sapete come la penso, mi piace più parlare di altre cose e c'erano tante più cose da dire importanti. Non ho sentito tanti tifosi dell'Inter lamentarsi per questa espulsione a Berardi di sabato non l'ho sentito. Magicamente ieri sera ho iniziato a leggere qualche tifoso dell'Inter arrabbiato perché Berardi in campo non ci doveva essere. Sì, però non doveva esserci allora neanche nell'ultima mezz'ora dove poi la Juventus ha lasciato lì la vittoria e anche il pareggio, se vogliamo, perché allora mi togli Berardi per 30 minuti, giochi in un uomo in meno, chissà che cosa succede. Non capisco perché proprio oggi ci sia stata questa volontà di parlare dell'espulsione a Berardi e non sabato. Forse pareva brutto, oggi invece era doveroso. Berardi ha fatto gol clamoroso ieri con l'Inter, ma non voglio parlare soltanto di Sassuolo e di Inter, voglio parlare anche di Juventus. Perché? Perché si parla del rinnovo di contratto di Federico Chiesa. Questo è l'argomento che volevo sentire, che volevo analizzare. Mi piace questo argomento, mi piace come. Allora, è necessario, io credo che sia prioritario. Federico Chiesa scade a giugno 2023, significa che manca meno di 2 anni. Manca 1 anno e 9 mesi alla scadenza. Se non lo fai adesso, questo rinnovo, se non inizi a organizzarlo adesso, è un problema, perché ti scappa via. Prende e va, a parametro zero. Abbiamo perso Dybala a parametro zero. Non mi pare che sia stato sostituito proprio bene, eh? Cioè, la gestione del post Dybala è stata da mani in faccia per quanto mi riguarda. Perché si dice prima, il sostituto di Dybala sarà Vlahovic, e comunque andremo a prenderne un altro sul mercato, che è stato Di Maria, che poi non è stato sostituito, e Vlahovic quest'estate si sta per vendere. Quindi come si è mossa la Juve sul post Dybala per me è una follia. Dovessimo riuscire anche a cedere a zero gratis Chiesa, ne starebbero a girarmi, soprattutto perché in questo momento Federico Chiesa è un leader tecnico e un leader carismatico. Io vi dico la verità, lo sapete bene, io stravedo per Federico Chiesa, ma questo inizio di campionato di Federico Chiesa mi ha fatto veramente impressione, perché se prima stravedevo, ero emozionato, non mi aspettavo un Chiesa così determinante e così sul pezzo. Cioè, già il fatto che ci siamo trovati 2 volte a analizzare le parole di Chiesa, perché sono parole importanti e sono parole di cui è logico trarre una discussione, significa che quella responsabilità lì di diventare un giocatore così importante per la Juve ce l'ha. Io mi ricordo l'anno scorso a Tutti in the Box dissi: signori, ma che cosa pretendavate dalla prima stagione di Chiesa post infortunio? Cioè, Chiesa viene da un anno praticamente di stop, si era fatto male a gennaio a Roma, la prima convocazione l'aveva fatta a fine dicembre, metà dicembre, contro il PSG, era lo stadio, è stato meraviglioso, quindi capite anche da voi, un anno fermo, lontano da quei livelli lì, e poi una ripresa lenta, e a volte anche in situazioni complicate, perché poi Chiesa è titolare a gennaio con il Napoli al San Paolo, dove prendiamo 5 gol, Chiesa viene schierato come esterno a destra nel 3-5-2, io mi ricordo che il primo gol del Napoli lo prendiamo con Chiesa dentro la porta, perché stava facendo letteralmente il quinto terzino, il terzino della difesa a 5, quindi il quinto di centrocampo, ma molto basso. Chiesa ovviamente non è quella roba lì. Poi io avevo dei dubbi sulla posizione di Chiesa come seconda punta, ma Chiesa è una seconda punta soltanto sul disegnino della formazione, perché è un giocatore che va tanto in giro e soprattutto un giocatore che si allarga tantissimo e va a sprigionare quella che è la sua peculiarità migliore, cioè l'uno contro uno. Non è un caso che la Juventus dell'anno scorso, che era una squadra che, se andavi a vedere la statistica del dribbling, squadra molto statica, quasi come l'Inter, dribblavano poco, e quest'anno la Juve invece è una delle squadre che dribbla di più. E quel dato lì, il numero uno, quello che punta di più l'avversario nella Juve, è Federico Chiesa. Cioè, queste sono proprio caratteristiche del giocatore. Oltre al fatto che la Juve quest'anno stava provando nelle prime giornate, cosa che non si è vista purtroppo nell'ultima con Lecce, che spero che si vedrà con l'Atalanta, perché l'Atalanta è una squadra che devi prendere in quel modo lì, devi andare uomo su uomo a pressare alti difensori, ma appunto con un pressing più alto. Calcio moderno,
come dice Federico Chiesa, e sono ovviamente caratteristiche che vanno a valorizzare, a galvanizzare le caratteristiche di Chiesa e di Vlahovic. Quindi tutte queste cose messe insieme ti fanno dire sì, Federico Chiesa merita il rinnovo, lo merita, lo stramerita, lo deve firmare anche il prima possibile, perché poi è un attimo che passano 6 mesi, poi magari no, adesso ci pensiamo, e poi il ragazzo avrebbe tutto il diritto del mondo a dire: sapete cosa, mi guardo un attimo intorno, la Juventus deve andare lì e proporre un rinnovo di contratto adeguato a Federico Chiesa, anche perché, attenzione, Chiesa mi pare che guadagni in questo momento tra i 4,5 e i 5, forse più 4,5 che 5. Se diamo un'occhiata allo spogliatoio della Juventus, uno che entra nello spogliatoio e dice: perché Alessandro ne prende 6,5? Perché Pogba ne prende 8? Sono giocatori che in questo momento la Juve non sta facendo tutta questa differenza. Cioè, sono cose che i giocatori guardano, è inutile. I giocatori ci guardano. Quindi io sono convinto che Chiesa vorrà un ingaggio dai 6 in su, e forse sono comunque anche pochi, perché ribadisco, se Chiesa gli dice semplicemente: sapete cosa, mi prendo un altro 6 mesi di tempo per vedere se mi arrivano delle altre offerte da un'altra squadra, perché adesso sono ritornato a posto fisicamente, magari arriva la squadra che dalla Premier ne offre 10 e tu ne hai offerti 6, che cosa succede? Quindi io credo che Chiesa abbia la volontà, la voglia di rimanere alla Juve. Già quest'estate la Juve ha provato a cederlo. Lo sappiamo, quando erano venute fuori quelle voci di rinnovo e quella voce mai confermata di Chiesa che ne voleva 8, per forza di cosa, che è un per due praticamente sullo stipendio attuale, io poi avevo fatto il video, ero in ferie, me lo ricordo molto bene, perché si stava bene, c'era un bel tramonto e io ero su questa bella terrazza, però avevo fatto il video in cui vi dicevo: ragazzi, nel momento clou della discussione rinnovo di Chiesa dentro fuori mi è stato detto che non è vero, e che Chiesa vuole rimanere alla Juve e che rifiuterà tutte le offerte, perché la Juve sta cercando di cederlo perché vuole rimanere e vuole dimostrare di aver ragione in questa sorta di diatriba con Allegri. Oggi leggevo che Tutto Sport titolava Fede Max tipo la strana alleanza, una roba del genere, che ovviamente è folle pensare che l'allenatore e il giocatore della stessa squadra possano non essere alleati, però rende bene l'idea, perché proprio per questa cosa qui, cioè secondo me c'è stata anche un po' di incomprensione tra Allegri e Chiesa, tra Allegri e Vlahovic nella scorsa stagione, proprio perché la squadra chiedeva una roba, l'allenatore ne chiedeva un'altra. E ribadisco, per me non è una coincidenza che quest'anno invece il ritiro in preparazione si vada ad aggiungere una figura come De Zerbi, e sì, De Zerbi, vai, De Zerbi, non sta come Magnanelli, come Magnanelli, nello staff che cura esattamente una cosa che l'anno scorso non era stata nemmeno presa in considerazione, e che Chiesa e Vlahovic partano boom boom con il botto proprio per via di questa roba qui. Secondo me non è un caso, secondo me è stato proprio Allegri che o gli è stato domandato o ha fatto una sorta di esame di coscienza dicendo: beh, questa squadra probabilmente di queste cose ha bisogno, non sono in grado di farlo, chiedo a una figura che queste cose le sa fare e che conosco, con la quale ho un buon rapporto, e la mettiamo dentro. Quindi secondo me la strada giusta è quella lì, andare a prendere gli avversari alti, non farli respirare, non aspettarli sempre. Cioè, sono le parole di Chiesa, Chiesa le ha dette per la prima volta dopo Udinese Juventus, noi da un po' che le diciamo e ora le ripetiamo, perché sono le parole giuste. Però la Juve deve muoversi, proprio perché non può, per me, ritrovarsi a vivere ancora una volta un Dybala 2.0, perché lasciare andare uno dei leader tecnici della squadra e poi fare anche fatica a sostituirlo, a maggior ragione in un momento in cui la Juventus fa fatica a fare delle trattative di calciomercato e a spendere dei soldi, Berardi insegna, secondo me è giustissimo che la Juve vada a rinnovare quei calciatori che ad oggi sono leader tecnici, potrebbero diventare leader punto della Juventus e che fa la differenza. Quindi il rinnovo di Chiesa per me è una priorità, sono contento che se ne stia parlando, e vorrei anche fare un video che c'entra barra non c'entra con questa cosa, perché secondo me la Juventus potrebbe a un certo punto in questa stagione passare a 4 in difesa. Ho in mente un modulo che qualcuno potrebbe dire: ah, 4 allora Chiesa, e invece no, perché c'ho in mente qualcosina, quindi aspettatevi anche un video, non lo so, magari già nel pomeriggio, vediamo se ve lo meritate, vediamo come reagite a questo. Ciao ragazzi, vi aspetto nei commenti.